Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma la voce sta già rimbalzando di testata in testata tra lo stupore degli affezionati spettatori. Amici si prepara infatti a vivere una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima stagione, con una serie di novità che andranno a toccare alcune componenti storiche del suo cast. Quasi fatta, salvo imprevisti dell'ultimo momento, per il ritorno di Stefano De Martino, che andrebbe incontro a un'inattesa promozione, passando dal ruolo di allievo a quello di professionista. Nello specifico l'ex marito di Belen, già in passato alla conduzione del Daitime, dovrebbe essere uno dei nuovi professori del talent show. Dopo le indiscrezioni di Nuovo TV, è ora il settimanale SPI a parlare di un nuovo ruolo per PL, ballerino nella scuola di Maria De Filippi. De Martino di OVR e BBE prendere il ruolo di Garrison ROCHELLE che, dopo tanti anni nella trasmissione di Canale 5, sarebbe pronto a tornare negli Stati Uniti per un altro importante progetto. Un avvicendamento davvero storico per il programma, sempre seguitissimo. Continua a leggere dopo la foto, Garrison tornerà negli Stati Uniti dove si dice sia stato chiamato per mettere in piedi un nuovo talent show, sarà una copia a stelle e strisce di Amici, si legge sull'ultimo numero della rivista. Dunque, Garrison sarebbe pronto a lasciare la per una nuova avventura negli Stati Uniti, che coniuga televisione e danza, dopo tanti anni di permanenza nel nostro paese, durante i quali è andato incontro a una notevole popolarità presso il pubblico. Maria De Filippi avrebbe colto la palla al balzo per promuovere De Martino, da sempre uno dei suoi ex allievi preferiti e secondo lei pronto a entrare nel cast dello show in un ruolo chiave. Continua a leggere dopo le foto, intanto Stefano ha già confermato che il prossimo anno non ricoprirà di nuovo il ruolo di inviato all'Isola dei Famosi. Nell'ultima edizione ha sofferto troppo per la lontananza di AL, figlio, SANTIAGO e non è intenzionato a ripetere l'esperienza. Una decisione non semplice, ma che alla fine è stata presa per non ripetere un'esperienza che si era rivelata più semplice del previsto. Chissà se a influire sulla scelta di De Martino non siano state anche le tante polemiche che hanno segnato l'ultima edizione del reality in Honduras condotta da Alessia Marcuzzi.